Liberi dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1. Martedì 26 maggio, buongiorno da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e bentornati anche oggi a Liberi Dentro Eduradio, questa nostra avventura via etere partita il 13 di aprile scorso, nata per parlare a tutta la cittadinanza e in particolare per accorciare le distanze e arrivare a tutti coloro che ci ascoltano da Via del Gomito 2. Vi saluto oggi con una notizia che riguarda la possibilità presso la casa circondariale Rocco D'Amato per le scuole superiori che dal 1 giugno di contattare tramite videoconferenze Skype i propri alunni che dovranno sostenere l'esame di maturità, consentendo quindi la possibilità di comunicare loro le tracce degli elaborati. È una grande occasione questa degli esami di Stato perché forse non tutti sanno che l'esame di maturità in carcere è esattamente identico a quello che sostengono milioni di ragazzi delle scuole superiori in Italia. E la richiesta che hanno fatto i loro insegnanti è proprio questa, far sostenere loro tramite la didattica a distanza questo esame come fanno proprio tutti gli altri studenti italiani in questo momento. È un esame che comprende tre elaborati, uno scritto di economia aziendale che andrà consegnato in via telematica entro il 13 di giugno, una relazione, progetto di vita che riguarderà come vorranno spendere questo diploma in futuro e dalla seconda metà di giugno la prova orale con la discussione di un testo di italiano che deciderà la commissione d'esame e un colloquio con le altre materie. Quindi fin da ora i nostri migliori auguri per una buona prosecuzione, un buono studio ai ragazzi che si preparano agli esami. Ma adesso vi lascio perché, come sapete oramai, i martedì di Eduradio sono sempre molto densi. C'è la didattica di italiano con Claudia e Martina e poi a seguire l'appuntamento con i ragazzi di Constitution Zone Air. Buon ascolto! In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere. Oggi insieme a Martina parleremo di ricordi e dei verbi al tempo imperfetto, del modo indicativo. L'indicativo imperfetto indica un'azione passata che ha avuto una certa durata e continuità. Dunque il modo è l'indicativo, per cui sono azioni avvenute, certamente avvenute di sicuro. Nel passato, azioni un po' lunghe. Ieri pioveva, quando ero piccolo vivevo a Roma. Il tempo imperfetto si usa per fare una descrizione al passato. La mia casa era piccola, ma aveva un bel giardino, per esprimere un'azione abituale e ripetitiva nel passato. Da bambino correvo tutto il giorno, per indicare che un'azione passata è avvenuta nello stesso tempo di un'altra, anche lei passata. Mentre mangiavo, guardavo la televisione. Come al solito bisogna stare un po' attenti ai verbi essere e avere e provare a impararli a memoria. L'imperfetto del verbo essere è io ero, tu eri, lui, lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Il verbo avere è io avevo, tu avevi, lui, lei aveva, noi avevamo, voi avevate, loro avevano. Nei tre gruppi di verbi irregolari, come al solito, per formare l'imperfetto basta aggiungere alla radice del verbo, cioè la parte che non cambia, quella che io ottengo togliendo are, ere, iere, una precisa desinenza, cioè una parte variabile, quella finale. Prendiamo ad esempio nei verbi del primo gruppo, che finisce per are, il verbo parlare. Tolgo are e rimane parl, che è appunto la radice del verbo. Da qui aggiungo tutte le mie desinenze dell'imperfetto. Parlavo, parlavi, parlava, parlavamo, parlavate, parlavano. Per il secondo gruppo, ere, prendo il verbo leggere, leggevo, leggevi, leggeva, leggevamo, leggevate, leggevano. Il terzo gruppo, ire, verbo capire, verrà capivo, capivi, capiva, capivamo, capivate, capivano. Ora ascoltiamo una canzone scritta
e cantata da Gino Paoli nel 1960, che si intitola La gatta. Questa canzone è autobiografica, cioè in questa canzone Gino racconta veramente la sua storia. Quando era giovane abitava a Boccadasse, che è un piccolo borgo vicino a Genova, e lui abitava in una soffitta di fronte al mare. Poi dopo si è trasferito a Roma e ha abitato tante belle case, molto molto più belle di quella soffitta. Ma in questo brano rimane la nostalgia della sua gatta, della sua piccola soffitta e del cielo stellato che si vedeva da lì quando lui alla sera suonava la chitarra. Prendete carta e penna e ascoltate il brano. Inizia con "c'era una volta una gatta" perché vuole raccontare una storia e utilizza l'imperfetto del verbo essere. Provate a scrivere tutti i verbi all'imperfetto che sentite. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima, come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Eccomi qui, buongiorno a tutti e a tutte, sono Martina. Allora, vediamo un po'. Le strofe della canzone che avete appena sentito parlano di ricordi, di qualcosa che ora non c'è e che prima c'era, di qualcosa che è finito e che prima è durato un po' di tempo. Il protagonista della canzone per lungo tempo vedeva la gatta passare tra i tetti della sua soffitta, una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. La chiama, la descrive così. La vita in questa casa è durata per un po', ma ora le cose sono cambiate e quel tempo è finito, perché ora il protagonista vive in un'altra casa, che descrive come una casa bellissima. Come avete sentito e forse annotato, in questa canzone fino ad ora ci sono molti verbi per descrivere questa situazione che è durata un po' di tempo, che prima c'era e ora non c'è più. Attenzione perché adesso sottolineerò con il tono della voce i verbi delle strofe. Quindi, c'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina. Poi mi sorrideva e se ne tornava su. C'era, aveva, suonavo, faceva, scendeva, sorrideva, tornava. Eccoli qui, sono tutti verbi al tempo imperfetto. Il tempo imperfetto nelle tre forme base, are, ere e ire, quando lo associamo alle persone, alla fine della parola, ha quasi sempre la lettera V. Suonavo, faceva, scendeva, sorrideva, tornava. Ora, qui in questa canzone, le persone sono due. La prima è io, perché è il protagonista che faceva l'azione di suonare, io suonavo. E la terza è lui o lei, in questo caso, perché sono la gatta e la stellina che facevano le azioni di fare le fusa, scendere vicina, sorridere e tornare su. E le altre persone come si costruiscono, come si fanno? Facciamo due esempi per vedere come si comportano. Prendiamo il verbo suonare. Ricordiamoci sempre che la prima parte della parola è sempre il verbo base, in questo caso suon. E l'ultima parte della parola mi dice sempre che persona fa l'azione. Se sono io, il verbo finisce con o. Se sei tu, il verbo finisce con i. Se è lui o lei, il verbo finisce con a.
Se siamo noi, il verbo finisce con amo. Se siete voi, il verbo finisce con ate. Se sono loro, il verbo finisce con ano. In mezzo, tra la forma base e la fine della parola, che mi dice la persona, visto che questo verbo finisce con are, ci metto le lettere a, v, av. Proviamo a vedere che cosa succede. Io suonavo, tu suonavi, lui suonava, noi suonavamo, voi suonavate, loro suonavano. Se la forma base finisce in ere, come accade per il verbo sorridere, tengo sorrid. Metto in mezzo, questa volta ev, con la e, perché finisce in ere, la forma base, e poi aggiungo la fine della parola in base alle persone. Io sorrid ev o io sorridevo, tu sorridevi, lui o lei sorrideva, noi sorridevamo, voi sorridevate, sorridevate, loro sorridevano, sorridevano. Funziona così per quasi tutti i verbi. Il tempo imperfetto, io qui lo uso, come vi ha anticipato Claudia, per descrivere qualcosa che nel passato ha avuto una durata e si è ripetuto. Non è avvenuto una volta sola. O comunque io voglio fare notare a chi mi ascolta che l'azione si è ripetuta. Mi concentro su quello. L'ultima strofa che avete sentito, invece, ha i verbi al presente. Ho una casa bellissima. Ci dice una cosa che sta succedendo ora e che non è finita, ma c'è ancora. Prima di lasciarvi, quello che vi chiedo è di scrivere anche voi un elenco di ricordi di azioni abituali che facevate nel passato, quando eravate nel vostro paese di origine, per esempio, e di inviarlo al CPA in Viale Vicini 19, 40 122 Bologna. Vi auguro una buona settimana da parte di Martina e Claudia. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. La chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Casa bellissima, bellissima. Rieccoci, bentornati a Libri Dentro, il nostro programma nato per far arrivare la nostra voce direttamente all'interno del carcere della Dozza di Bologna. Oggi, come ogni martedì, il nostro spazio è dedicato a Constitution On Air, un laboratorio nato fuori dal carcere e poi arrivato dentro, per provare a riflettere insieme ai detenuti riguardo ad alcuni temi fondamentali che la nostra Costituzione, così come tante altre costituzioni in tutto il mondo, hanno deciso di scrivere nero su bianco. Ma prima di passare la parola a Davide Selleri, uno dei ragazzi con cui abbiamo deciso di fare questo laboratorio in carcere, che intervisterà Alessandro Ferrari, docente di diritto ecclesiastico e canonico all'Università dell'Insubria, voglio farvi ascoltare 3 minuti registrati live, dal vivo, durante una delle lezioni del nostro laboratorio di Constitution On Air. Era il nostro secondo incontro, stavamo parlando appunto di che cos'è la felicità. Qui sentirete alcune voci di alcuni di voi, si possono distinguere Raffaele Nappo, Francesco Risoleo, Natale Barca e Mustafa. Associazione Il Poggeschi per il Carcere, laboratorio di Constitution On Air, carcere della Dozza di Bologna. Ti serve una penna? Va bene. No, serve una penna? Serve una penna? No, non l'ho capito manco io. Vero, ho sentito una penna. No, non lo stesso.
Voi fate parte della classe? Noi siamo... Corso C. Corso C, ok. Sì. Salve, salve, molto piacere. Sono Ignazio. Sì, sì, sì. Francesca, piacere. Adriano, piacere. Carlo. Poi pian piano chi arriva, tanto siamo abituati che... Sì, sì, anche in corso. È un po' come la scuola del carcere, è un po' come il bel posto di benzina, che ci arriva, uno fa... Ah, sì, 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 esatto, sì, è vero, è vero. Abbiamo pensato di iniziare però stavolta con una cosa un po' strana, parlando della felicità. La felicità. Questa è la dichiarazione di indipendenza americana. Cioè in questa carta fondamentale si diceva che l'uomo ha diritto alla felicità. Vorremmo partire a ragionare ma hua, ma hia e saada. Cos'è la felicità? La felicità non è economica. La felicità con chi stai? Tu compagno, maschio, femmina, come comporta con te? Se tu l'anima e coscienza pulita e lui fai furbezza, anche tu non devi essere felice. Non vuoi rispondere a lui che lui ti tratta male e comporta male, però dentro non sei felice, sei triste dentro. E dici, io mi faccio il bene con lui e lui mi fa male. Perché? Per quello ti ha detto mio, la mia grande felicità, che sto da solo. Meglio solo che male compagnia. Francesco, vuole dire qualcosa lei sulla felicità e l'infelicità? Che cosa, come felicità. La felicità? Sì. La felicità vedo aver tanti soldi, una bella macchina, piscina, una Lamborghini, sì, Ferrari. Sì. Beh, almeno le idee chiare. Una bella ragazza e avere dei bei figli. Il ricco è sempre felice. Lui dice sì. Sì, il ricco è sempre felice. Il ricco sì, è sempre felice. Il ricco, ricco no. E poi c'è i soldi. No. Vedo qualche ricco che di tanto in tanto si suicida. Se. Ma quello è più malato di me. No, perché la felicità non è una cosa che con i soldi, con senza soldi, no, se con una ragazza sei felice, no. La felicità è un sentimento, non lo so come dici. Adesso sono passato 2 ore qua, salgo su, io passo la serata, tutta la serata e sono felice. Sveglio domani mattina, vedi una persona, come sta a parlare, urla al mattino, bla bla, passa la giornata. Trying to hold back this feeling for so long. L'articolo 19 della Costituzione italiana recita: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Con questo articolo sulla libertà religiosa, la Costituzione continua a portare avanti quell'idea secondo la quale lo Stato non deve mai porsi nei confronti delle persone come un impositore. Infatti la dimensione della coscienza di ciascuno non può e non deve in nessun caso essere violata dall'autorità dello Stato, il quale invece deve sempre cercare di fornire quelle condizioni necessarie affinché ogni individuo sia libero di fare le proprie scelte. E in quest'ottica risulta quindi abbastanza chiaro come in una questione così privata e personale come quella religiosa, lo Stato debba lasciare il cittadino libero di professare qualunque tipo di fede, di convertirsi o anche di non professare alcuna religione. E la cosa importante è che questo non deve avere alcun tipo di conseguenza e non deve generare alcun tipo di discriminazione sull'individuo. La libertà religiosa è inoltre garantita sia per quanto riguarda la dimensione individuale, sia per quanto riguarda quella comunitaria. E questo grazie alla libertà di propaganda e di culto, e quindi la libertà di svolgere riti religiosi. Viene infatti riconosciuta dalla Costituzione, anche con l'articolo 20, la possibilità dei singoli e delle associazioni religiose di costituire enti, e quindi associazioni o istituzioni, di carattere religioso o ecclesiastico. E queste garanzie vengono assicurate indistintamente a tutti gli enti religiosi, sia quelli cattolici che non, a tutela di quel principio secondo cui appunto tutte le fedi sono messe sullo stesso
terzo piano. L'unica restrizione che questo articolo pone a riguardo è quello del buon costume, ovvero non vi devono essere comportamenti o riti contrari ai valori della cosiddetta morale pubblica. Come si può capire, questo è un concetto che è abbastanza elastico, in realtà difficilmente definibile, ma rimane implicito che le libertà religiose possono essere limitate se entrano in gioco i diritti fondamentali. Ad esempio, non può essere consentita una limitazione delle libertà personali per motivi religiosi. Se il diritto alla libertà religiosa è un diritto così importante nella società tutta, forse all'interno delle carceri lo è ancora di più. Infatti, all'interno di un'istituzione così totale come quella carceraria, la religione può rappresentare una risorsa sia individuale che collettiva per la ricerca di piccoli spazi di autonomia e di riflessione personale. La libertà di religione è garantita anche dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E inoltre la questione religiosa è affrontata in diverse costituzioni del mondo, ad esempio le costituzioni di Marocco, Algeria e Tunisia, che riconoscono l'Islam come la religione di Stato, garantiscono tutte la libertà di fede e il libero esercizio delle pratiche religiose. Abbiamo come ospite di questa puntata di Constitution on Air Alessandro Ferrari, docente di diritto ecclesiastico e diritto canonico presso l'Università dell'Insubria. Per cominciare, da un punto di vista abbastanza pratico, le volevo chiedere in che modo e quindi attraverso quali provvedimenti uno Stato laico deve comunque occuparsi della questione religiosa, diciamo. Noi innanzitutto non dovremmo dare per scontato che uno Stato appunto laico si occupi, come dicevi nella domanda, di libertà religiosa, perché già l'occuparsi di libertà religiosa denota un modo di essere dello Stato che, ripeto, non va dato per scontato. Quindi lo Stato ha un senso, la sua primazia, l'uso della sua forza diventa legittimo quando serve l'interesse dell'uomo, della persona. E l'interesse dell'uomo e della persona prende un nome in diritto che si chiama il diritto fondamentale o i diritti fondamentali. Allora, perché lo Stato si deve occupare di libertà religiosa? Perché ciascuno Stato ha la responsabilità di fare in modo che ciascuna persona possa davvero essere se stessa. E lo Stato, se deve tutelare la persona e i diritti fondamentali, deve per forza dire qualcosa anche sulla libertà religiosa. Quindi questa è la scelta di fondo, il perché se ne occupa, perché lo Stato ha a cuore che ciascuna persona possa essere se stessa, possa essere una persona dotata di diritti. Come se ne deve occupare? Beh, se i diritti appartengono a tutti, è chiaro che lo Stato non potrà fare privilegi. Questo vuol dire che ciascuno di noi, ciascuna persona gode di un patrimonio comune di diritti, nei suoi elementi essenziali uguali per tutti, e poi ci potranno essere delle diversità legate alle identità diverse, perché per esempio c'è chi potrà avere necessità di un cibo particolare, chi potrà avere bisogno di un riposo in un giorno diverso da un altro, e in questo caso la tutela, che è uguale per tutti, si può diversificare in relazione delle diversità che ciascuno ha. Riguardo anche a questo, le volevo chiedere, secondo lei, appunto analizzando la situazione attuale, quanto questo diritto della libertà di culto le sembra oggi garantito, in particolar modo per quanto riguarda le minoranze religiose? In queste costituzioni democratico-costituzionali noi abbiamo un sistema che cerca di proteggere l'attuazione di questi diritti ed è un sistema che è stato chiamato multilivello. Cos'è un sistema multilivello? È un sistema in cui enti, istituzioni diverse hanno tutti una responsabilità, quella di tutelare i diritti fondamentali. Un livello può essere quello statale, poi c'è un livello regionale, poi c'è un livello comunale, però ci può essere anche un livello verticale, cioè delle istanze sovranazionali, cioè a ciascun livello ci si deve preoccupare della tutela di questi diritti fondamentali. Ovviamente questa tutela multilivello fatica a funzionare oggi, perché l'idea di uno Stato sovrano, ma di una sovranità pensata come un tempo, cioè la sovranità moderna, quindi assoluta, che non tollera delle interferenze, sta un po' tornando di moda, perché c'è proprio una distorsione del concetto della funzione dello Stato. E allora i diritti fondamentali faticano, soprattutto nel momento in cui la comunità politica, cioè le persone, la gente all'interno di uno Stato, comincia a essere spaventato dall'arrivo degli stranieri, dall'arrivo degli altri, che sono interpretati fondamentalmente come dei nemici
amici che privano coloro che sono già dentro i confini delle loro risorse economiche ma anche giuridiche. Allora, qual è l'importanza di permettere ad ogni detenuto la possibilità di vivere, appunto attraverso i riti, la dimensione comunitaria della fede e cosa si può fare in questo senso? Articolo 27 ci dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Io mi concentrerei sul non contrario al senso di umanità. La fede è una dimensione fondamentale della persona, la pena detentiva deve tendere alla rieducazione del condannato, e rieducazione vuol dire anche riscoperta delle risorse personali, riscoperta di un'identità, riscoperta di un percorso, e in questo secondo me sta la ragione per cui alla persona che è già privata della libertà detentiva non può essere privata della libertà religiosa, perché questa costituisce appunto un elemento importante della umanità di quella persona, lo costituisce nel suo essere uomo, nel suo essere donna, e costituisce tante volte anche una riserva importante di energia per il futuro. Ora volevo chiedere a Ignazio invece se può tradurmi l'articolo 19 in arabo. In arabo, haqqun lil jami'i al-mujaharatu bi mu'taqadihim ad-dini bi hurriyatin wa bi ayi shaklin fardiyyin aw jama'i. والدعاية له وممارسة شعائره في الحياة الخاصة وعلنا شرط أن لا تتنافى طقوس مع الآداب. E rispetto a quello che ha detto il professore, si può aggiungere questo, che in arabo ممارسة الحرية الدينية في السجن شيء مهم جدا ومعترف عند الدولة. بمعنى أن الدين ينتمي إلى قلب الإنسان وله الحق حتى بسجن أن يعبر عنه. Quindi ho detto, è considerato anche in prigione un elemento fondamentale della personalità e che quindi deve poter esprimere anche nei segni esterni la sua adesione religiosa. Rimanendo sempre all'interno delle carceri, si può notare un ulteriore squilibrio tra le diverse confessioni per quanto riguarda i ministri di culto. Quanto è importante la presenza di queste figure, appunto come dicevamo prima, in ottica rieducativa, per il loro ruolo, per così dire, terapeutico nella ricostruzione dell'interiorità delle persone e inoltre anche per una giusta comprensione dei testi sacri, e questo in particolar modo nell'Islam, in cui ogni credente, in base alla propria conoscenza dei testi sacri, può fungere da imam se legittimato dagli altri. La presenza di una guida del culto, di un imam, cioè di una persona che stia davanti, che sia un punto di riferimento per un gruppo, per una persona, è sempre importante, cioè credo che nei momenti anche di particolare solitudine, nelle situazioni un po' più difficili, confidarsi e confrontarsi con una persona di questo tipo è importante. E credo che ovviamente penso che gli imam in prima persona debbano essere consapevoli della delicatezza del loro ruolo, non perché siano imam musulmani, ma perché avvicinano delle persone che, musulmane o no, sono in una situazione e condizione molto particolare della loro vita. Per quanto riguarda i fedeli musulmani in particolare, è chiaro che qui ci troviamo di fronte a due ordini di problemi e di questioni che sono collegate tra di loro. Da una parte c'è un accesso reso più complicato, l'ingresso del cosiddetto ministro di culto, dell'imam, all'interno del carcere, perché qui occorre un'autorizzazione preventiva. Occorre che ci sia una richiesta del detenuto, dei familiari, poi ci sia un'autorizzazione, e quindi non abbiamo, come per i cappellani, una presenza stabile. E questo chiama in causa le associazioni musulmane che forniscono, tra virgolette, gli imam e le autorità pubbliche che devono autorizzarlo. In ogni caso, l'associazione musulmana deve sapere che quella persona verrà vista con occhi particolari, quindi deve essere una persona capace di calarsi in quella realtà. E dall'altro credo che le autorità pubbliche hanno la responsabilità di rendersi conto dell'importanza che per un detenuto che abbia una fede religiosa, in questo caso musulmano, per l'importanza che può avere per questa persona poter incontrare e poter pregare con persone appunto qualificate. E forse fu per gioco
o forse per amore. E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto e a domani, sempre qui, a Liberi Dentro.